Buonasera a tutti, 19.30 in questo istante, lunedì 11 ottobre, benvenuti alla prima puntata di Miei Carissimi Milanesi. Questa sera parleremo di tante cose, ma soprattutto, un mese dall'apertura delle scuole, parleremo appunto di scuole, perché i riflettori non si devono mai spegnere. Avremo anche dei collegamenti importanti con una neo assessora, con il ritorno dei Verdi in Consiglio Comunale, ma comunque tutto questo ai Miei Carissimi Milanesi e tutto questo avverrà subito dopo la sigla. Miei carissimi milanesi, buonasera e benvenuti alla prima puntata appunto di questa trasmissione. Miei carissimi milanesi sarà una trasmissione che tutte le settimane vi accompagnerà per 3 volte la settimana a scoprire la nostra città. Io sono felicissimo di ritrovarvi qui di nuovo in diretta su Milano News dopo le 610 puntate passate insieme all'ora del mattino, all'ora del pranzo con Good Morning Milano in diretta dal 5 ottobre 2016. Beh, finalmente abbiamo una nuova fascia, la fascia serale. Le 19.31 in questo momento, sempre in diretta qui su Milano News. E miei carissimi milanesi, tante saranno le cose di cui parleremo questa sera, ma soprattutto voglio subito collegarmi con una persona speciale per Milano News, perché ormai è un'amica, sto parlando di Lucia Martinelli, che questa sera sta facendo qualcosa davvero di stupendo e fantasmagorico, mi verrebbe da usare un po' queste parole molto molto enfatiche, ma perché insomma lo chiedo direttamente a Lucia. Buonasera Lucia. Ciao. Ciao Lucia, buonasera. Allora, io lo voglio sapere dalla tua viva voce, cosa stai combinando questa sera con Musica nell'aria? Esatto, cosa sto combinando? Allora, è da 2 anni che sto cercando di portare, io sono, scusa, premessa, una banca volontaria al pane quotidiano e quando sono in coda faccio ascoltare musica tutti i sabati mattina con una piccola cassa che ci siamo procurati noi volontari. E quindi faccio ascoltare musica classica, lirica, ma anche rock, un po' di tutto. E finalmente, dopo 2 anni, mi ero desiderata quello di portare alcuni ospiti alla Scala a sentire un'opera. E quindi, grazie al Comune di Milano, stasera sono riuscita ad avere dei biglietti tramite loro e anche a Pane Quotidiano, che insomma ha appoggiato la mia iniziativa, e stasera sono qui con alcuni ospiti di Pane Quotidiano. Quindi stasera hai portato, in questo momento sei in diretta proprio dalla Scala, no? Ci stai chiamando da sì. Lì, a degli ospiti del Pane Quotidiano a sentire la musica classica. Sì. Insomma, No, stasera c'è un'opera, il Barbiere stasera di Siviglia. Stasera c'è un'opera, cosa c'è stasera, sì. Lucia? Il Barbiere di Siviglia stasera c'è. Come stanno reagendo gli ospiti? Quante emozioni c'è? Vabbè. Sei più emozionata, guarda, tu o loro? Chi dei due? Siamo emozionati, sono estasiati. È la prima volta che entrano in teatro e quindi veramente vorrei farti vedere i loro volti, perché una di loro aveva gli occhi lucidi, ti dico solo questo. Perfetto, allora Lucia, io ti ringrazio, non ti rubo altri secondi, è proprio stata veramente una chiamata, sai un po' quelle chiamate, certo, di cortesia, grazie. Che si fanno, ma in realtà perché più che cortesia, la cortesia la stai facendo tu alla città di Milano, con Musica nell'aria e con tutto quello che fate. Grazie mille Lucia. Grazie a te, ciao Fabio. Buona opera a te e ai tuoi ospiti. Continuiamo e subito un altro collegamento, questo è, miei carissimi milanesi, è collegarsi con la città, avere in diretta al polso della città e raccontare quello che succede nella città. L'abbiamo avuto ospite qua quando era solo una giovane attivista del PD, con i Giovani Democratici ha portato avanti tante idee, tanti progetti, tanto che insomma ben 2000 e qualcosa, adesso poi lo chiederemo a lei, milanesi, l'hanno scritta proprio di pugno, quindi insomma si sono anche impegnati sulla scheda elettorale. Sto parlando della neo assessore ai servizi civici Gaia Romani. Buonasera Romani. Buonasera, buonasera a te Fabio e tutta la redazione meravigliosa di Milano. Ormai le do del lei da quando è assessora, va bene? No, ti prego, continua a darmi del tu. Allora, anche con te un collegamento molto veloce, ma perché volevo prima di tutto farti i complimenti, sei l'assessora più giovane al momento, credo, giusto? Sì, nella storia del Comune di Milano, infatti. Non ti chiedo, ti chiedo l'emozione di quando il sindaco ti ha proposto questa cosa, com'è stato?
È stato molto bello, in realtà anche molto, voglio dire, non la classica scena che vi immaginate di salto di gioia, nel senso che si sente subito un grande senso di responsabilità. Quindi emozione tanta, ma anche consapevolezza che ci sarà da lavorare molto. E quindi niente, sono molto contenta. Oggi è il mio primo giorno di lavoro, Sei a Palazzo quindi. Marino in questo momento, quindi grazie anche per aprirci le porte del Palazzo del Potere, come si dice in questi casi, no? Sono andata a Palazzo Marino stamattina e adesso sono in una sede che possiamo dire sempre il Comune di Milano, che è dove si trovano gli uffici dell'assessorato ai servizi pubblici, che è invece in via Larga, quindi proprio sopra l'anagrafe principale. Mi trovate là. Insomma, un assessorato su cui avrai tanto tanto da fare, e comunque ci sentiremo poi più avanti nelle prossime settimane, perché è un assessorato anche abbastanza interessante da andare a seguire, perché insomma avrai veramente il polso su quello che sono i servizi nella città, no? Sì, è proprio servizi al cittadino e tra l'altro dovrei avere anche la partecipazione e il decentramento, quindi deleghe che tutte assieme mi daranno la possibilità di lavorare sul tema dell'accessibilità delle istituzioni, intese davvero come istituzioni che possono essere permeabili, vicine e non più qualcosa di lontano che mette un po' magari non tanto a proprio agio. Quindi lavorerò su questo tema, in questa direzione, e non vedo l'ora. Allora, non avete ancora fatto la prima giunta, vero? La fate, mi sembra, mercoledì, se non sbaglio, giusto? Mercoledì, Mercoledì. Però, esatto. beh, avrei già comunque incrociato gli altri assessori. Tra parentesi, tanti giovani comunque e tante donne. Metà donne, di cui due under 30, ma oltre a me, a Martina Riva, che è l'altra assessora che ha 28 anni. Quindi anche lei under 30, in generale ci sono delle figure, devo dire, giovani, anche Alessia Cappello, che comunque è molto giovane, ma anche tanti consiglieri neoeletti lo saranno. E quindi in questo momento chiaramente siamo anche consapevoli del fatto che sia importante sentire anche chiaramente chi ha più esperienza, portando sicuramente la nostra novità, la nostra mentalità esterna, no? Di chi è stato fuori dalle istituzioni centrali, che è una cosa molto importante, però ho già sentito l'assessora Cocco, che è la persona che ha ricoperto questo ruolo prima di me, lei mi ha mandato dei documenti da studiare, poi ho già contattato Lipparini, quindi A insomma posto. stiamo studiando in questi giorni. Perfetto. Allora, Gaia, io ti faccio davvero un grande in bocca al lupo, buon lavoro e sono ben contento anche delle due deleghe che hai detto che forse riceverai, perché insomma si potrà poi parlare di decentramento dei miei amati municipi, quindi sarai Esatto. sicuramente un interlocutore per Milano News che spesso andremo a punzecchiare, ma so che troveremo una sponda Molto facile su volentieri. cui discutere e trovare anche delle grandi informazioni. Io ti ringrazio davvero, Gaia, buon lavoro e buon lavoro a tutta la giunta. Grazie mille, grazie a voi, buon lavoro a voi, buona serata e viva il lupo. Ciao. Grazie mille a Gaia Romani, assessora, neoassessora ai servizi civici. E quindi vi ho detto, questa sera parliamo soprattutto di scuola, però. È passato un mese da quando le scuole si sono riaperte, da quando i 1268 istituti scolastici di Milano hanno riaperto le porte, ma com'è la situazione? Per farlo ho per forza dovuto chiamare i nostri amici di Priorità alla Scuola, che ci hanno raggiunto in studio e quindi do il benvenuto qui in studio con me a Laura Rudelli. Buongiorno, buonasera Laura. Scusami per il buongiorno, devo ancora riprendermi un attimo dal cambio di fascia, dal mezzogiorno serale, quindi insomma buonasera Laura, benvenuta in studio. Priorità alla Scuola, insomma Priorità alla Scuola noi è un po' che lo usiamo come interlocutore perché insomma è interessante, avete una visione molto interessante da scuola e poi soprattutto siete molto eterogenei all'interno di Priorità alla Scuola, giusto? Sì. Priorità alla scuola è un movimento spontaneo nato nella primavera del 2020, proprio nel cuore della pandemia. Ed è nato proprio perché un gruppo molto variegato di persone, docenti, genitori, studenti e studentesse e personale scolastico si è unito per cercare di capire quali sono i problemi che la scuola stava affrontando
e che hanno portato di fatto alla chiusura per quasi 2 anni a singhiozzo della maggior parte degli istituti Tu scolastici. sei qui appunto in qualità di rappresentante di della scuola, ma anche di mamma, perché appunto Mamma, no, è questo sì, che vi fa essere sul pezzo, assolutamente, no? sì. Un primo mese di scuola è già passato. Com'è stato questo primo mese? È Non tanto passato. magari per i tuoi figli, che magari sono più fortunati di altri, ma insomma in generale per i milanesi. Allora, in effetti hai detto proprio bene. Per i miei figli devo dire che non è andata malaccio perché sono in 2 istituti scolastici che sono molto ben organizzati. In realtà, se andiamo a considerare la situazione generale, le scuole hanno riaperto sì al 100% per tutti gli ordini e gradi, perlomeno a Milano è così, ma i problemi della scuola sono esattamente quelli che erano 2 anni fa, un anno fa, e quindi sono invariati. Il miglioramento che si è visto fino ad adesso, relativamente alle aperture scolastiche è derivato semplicemente dal fatto che la pandemia adesso è gestita meglio. L'avvio della campagna vaccinale, l'efficacia evidentemente dei vaccini hanno portato a poter riaprire queste scuole. Ma come? Sono riaperte esattamente con i problemi di prima, quindi con carenze di spazi, con carenza di manutenzione degli spazi, grandissimo precariato scolastico, con mancanza di nomine sui sostegni che hanno portato e stanno portando anche questi giorni tantissimi istituti a dover scegliere dove mettere i docenti che hanno a disposizione. Perché nel momento in cui manca un insegnante, per non dover ridurre il tempo scuola più del dovuto, più di quanto già stanno facendo, i dirigenti chiaramente devono decidere dove e in che modo tappare questi buchi. E quindi il sostegno è uno dei servizi fondamentali, è una della scuola che sta venendo a mancare, perché di fatto i bambini che sono i più fragili, bambini, bambine, ragazze e ragazzi che sono i più fragili e hanno bisogno di più tutele, in realtà si trovano scoperti. Allora io vorrei che capissimo un attimo il fenomeno di cui stiamo parlando, grazie alla regia che mi può venire in supporto con delle grafiche molto interessanti. Noi stiamo parlando di una realtà, quella delle scuole a Milano, che conta 1268 istituti scolastici, divisi tra di loro, perché 1268 sono un gran bel numero, divisi in 306 scuole dell'infanzia, 476 scuole primarie, le famose elementari, 278 secondari di primo grado, cioè le scuole medie, e 206 scuole secondarie di secondo grado, cioè superiori. Questi sono dati solo su Milano. Per una popolazione scolastica, quando parliamo appunto di problemi con professori, quindi per quanti alunni? 360.541 sono il totale degli alunni, di cui, quando parliamo di supporti, di mancanza di professori, di supporto e tutto, parliamo di 14.823 studenti con disabilità, 15.000 umani che in questo momento hanno problemi a frequentare, dicevamo all'incirca ci sono scuole dove non si può frequentare ormai a tempo pieno, mi dicevi, soprattutto per Assolutamente. bambini che hanno bisogno del supporto extra Sì. via, giusto? Ci stanno arrivando tantissime segnalazioni da famiglie e anche da docenti che ci segnalano appunto che a causa di queste carenze di personale il tempo scuola è ridotto non solo nelle primarie, nell'infanzia, ma anche nelle medie e nelle superiori. Quindi questo comporta, oltre che ovviamente problemi organizzativi per le famiglie, ma anche grandi carenze da tutti i punti di vista. Perfetto, allora Laura, io ritorno subito da te fra pochissimo perché abbiamo un collegamento e lo mettiamo adesso perché è un collegamento anche di una. No, non è ancora pronto. Ok, allora fra pochissimo ci colleghiamo. Sto parlando di Carlo Monguzzi, che è consigliere comunale dei. Una volta Verdi, Europa Verde adesso, ma con cui appunto volevamo festeggiare il ritorno di una forza come quella dei Verdi in consiglio comunale. Credo che sia collegato, giusto, regia? Ditemi se lo. Ecco, ok, lo vedo collegato. Allora io darei il benvenuto, appunto, e anzi il bentornato come consigliere dei Verdi, appunto in comune, a Carlo Monguzzi, che, come dicevo, appunto, dopo questo ritorno dei Verdi, insomma, si è tornati anche e come. Buonasera Monguzzi.
Buonasera, allora avete finalmente riusciti di nuovo, diciamo, a rimettere in piedi un bel partito che parla di ambientalismo e siete tornati in Consiglio Comunale, complimenti. Grazie mille, c'era e c'è bisogno, nel senso che tutti parlano di verde, tutti usano il termine green, resilienza sostenibile e poi nessuno fa cose concrete. Noi ci candidiamo a essere coloro che spingono i potenti, i governatori a fare cose concrete, perché quello che ci chiedono gli scienziati dei governi di tutto il mondo è quello che ci chiedono i cittadini ed è quello che ci chiedono urlando gli studenti e i ragazzi che sono scesi in piazza settimana scorsa. Basta bla bla bla, fate cose concrete ed è quello che io sostengo da tanti anni. Ecco, Monguzzi, le chiedo se può abbassare un po' lo schermo così la vediamo meglio perché è un attimo coperto dalla nostra grafica in diretta, ecco così meno. No, dall'altra parte, scusi, ecco, dall'altra parte va bene, gratta, no, era meglio prima forse. Ok, ecco, perfetto, oh, così la vediamo perfettamente. Eccolo qui. Beh, la cosa interessante è che comunque siete, appunto, erano un po' di anni che i Verdi non erano più in Consiglio Comunale, diciamo ufficialmente, perché poi lei, grazie ad altre strade, era riuscito comunque a rimanere in Consiglio Comunale e comunque il tema dell'ambiente alcuni lo stavano portando avanti. Finalmente ritorna una forza come quella dei Verdi e ritorna anche, diciamo, in maniera forte, dai, no? Che dice? Sì, i Verdi non sono mai stati così forti, nel senso che 5% a Milano e tre consiglieri è un risultato che non abbiamo mai avuto dal 1982-83 quando sono stati fondati i Verdi. È molto importante che sia adesso perché la crisi planetaria e il surriscaldamento c'è adesso e mai come adesso abbiamo bisogno di cose che vengano fatte. Le E i chiedo una Verdi cosa, sono lì per quello. Monguzzi, le chiedo una cosa però, molti dicono che insomma parlare di ambiente e parlarne dai banchi di un consiglio comunale è anacronistico, non si può fare nulla perché appunto come dice lei è una crisi mondiale, globale, il confine di Milano non è che finisce lì e quindi poi l'ambiente non abbia influenza, invece lei dice no, anche nel piccolo si può fare qualcosa. O meglio, localmente, credo, no? Dice, localmente si può fare qualcosa comunque, no? Credo, cioè, cosa può fare Sento pimenta. un consiglio comunale, cosa può fare localmente, quali sono le manovre che può, ad esempio, Europa Verde promuovere a livello locale per dare una spinta davvero green a questa giunta, a questo quinquennio del prossimo governo Sala, diciamo. Sì, ho sentito solo la fine della sua domanda che però mi sembra Prego, prego, vada ultra. pure. Allora, prima cosa. A Milano, come in tutte le città, servono di più verde e alberi che costruzioni. E purtroppo non c'è niente da fare, servono queste cose. Dopodiché noi dobbiamo aiutare i cittadini che non possono permetterselo a cambiare auto. Però le auto che inquinano, come quelle diesel, vanno vietate e non c'è niente da fare. Però dobbiamo far sì che la povera gente che non può cambiare l'auto abbia i sussidi dal governo, dalla regione e dal comune per poterlo fare. E poi dobbiamo modificare drasticamente gli edifici. La riqualificazione energetica con le pompe di calore sotto e i pannelli solari sopra, ma soprattutto il cappotto, i doppi vetri, il nuovo tetto, servono a risparmiare energia, a risparmiare inquinamento e a risparmiare quattrini. Mettiamo insieme queste tre cose, ci Chiarissimo. aggiungiamo che tutto deve essere fatto in collaborazione con i cittadini e la nostra ricetta banale e semplice è quella lì. Poco fa al telegiornale abbiamo dato il dato in diretta della qualità dell'aria di Milano. Questa sera su un Wise Index di 33 su 100, quindi ancora un'aria respirabile, un'aria buona. Mancano 4 giorni all'accensione dei riscaldamenti. Cosa succederà fra 4 giorni? Torneremo ancora a parlare di aria inquinata e tutto come ogni anno? Guardi, più che l'accensione dei riscaldamenti che incidono poco rispetto al PM10, io non le dico robe inventate, le dico i dati dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale che è quella deputata a
alle centraline antismog e a fare le stime di quali sono le responsabilità. È della regione, non del comune, quindi non è assolutamente Non è uno sponsor suo, diciamo. possibile di essere verde o chissà cosa. Purtroppo noi abbiamo il contributo delle auto, i riscaldamenti, farà ridere, ma tutti i processi di combustione fatti male, i forni, i camini, contano molto. Tutti i posti dove si brucia qualcosa e questo bruciare viene fatto. Noi dobbiamo intervenire su tutte queste cose. I vostri ascoltatori e telespettatori, diciamo, quelli che vi seguono, sapranno le diatribe, ma conta di più le auto, conta di più il riscaldamento, conta di più Gesù Bambino. Non è quello il problema, bisogna intervenire su tutto. Insomma, mi sembra Manguzzi di capire che contiamo tutti, in un certo senso, e tutti abbiamo però anche la possibilità di fare qualcosa per migliorare la situazione, giusto? Esatto. Manguzzi, io la ringrazio tantissimo, davvero. Complimenti ancora, porti i nostri complimenti sia a tutti gli altri consiglieri che anche all'assessore che avete in quota Europa Verde e buon lavoro e speriamo di risentirci presto anche con belle notizie. Buon lavoro ad All News, continuate a informare che noi siamo contenti. Grazie mille a Carlo Monguzzi e bentornato in Consiglio Comunale insieme ai Verdi. Allora, torniamo invece con Laura Rudelli di Priorità alla Scuola a parlare di scuola. Stavamo dicendo appunto un mondo variegato, quello della scuola, che però ahimè poi ha problemi molto simili, però dicevo, no? Tantissimi studenti, 360.000 studenti e buona parte di questi ancora oggi si trova a dover fare i tempi ridotti. Assolutamente sì. Noi di Priorità alla Scuola, come dicevo prima, stiamo ricevendo tantissime segnalazioni da famiglie disperate perché i bambini non hanno ancora il tempo completo, bambine e bambini delle primarie e anche un servizio importantissimo che è il pre e dopo scuola, costringendo le famiglie a salti mortali perché oltretutto le comunicazioni sulle modifiche degli orari vengono date anche con tempistiche che non ti consentono una grandissima pianificazione. E quindi noi di Priorità alla Scuola abbiamo lanciato proprio in questi giorni un sondaggio per raccogliere tutti i dati che ci vengono segnalati non solo dalle famiglie ma anche dai docenti e capire quante scuole sul territorio milanese hanno appunto orario ridotto e hanno problemi di pre e dopo scuola. E stiamo invitando sui nostri social a segnalarci queste situazioni e scrivendoci anche via email all'indirizzo, se posso, Prego. prioritascuolamilano@gmail.com e sui social, sulle pagine Facebook e Lo scriveremo Instagram. anche nell'articolo, metteremo la mail così possono Volentieri. scriverci. Io ho una domanda per allora. C'è stata la pandemia e si sono accesi tutti i possibili riflettori sulla scuola. E sembra non essere cambiato nulla, i riflettori si stanno cominciando a spegnere e comunque sta tornando a quello che succedeva prima della pandemia, in realtà se non peggio. È una situazione che va avanti da tanti anni. Forse già quando andavo a scuola io 20 anni fa si cominciava già a vedere che era questa la strada. Quando secondo lei è iniziato tutto questo? C'è un momento che possiamo riconoscere come l'inizio della fine? Ma come genitori all'interno del movimento se ne parla tanto, soprattutto in termini di prospettiva, no? Futura, non tanto per Per non rifare capire di nuovo gli stessi errori, magari esattamente. anche. E la ricostruzione che noi ci sentiamo di fare è che comunque negli ultimi decenni, a partire dalle riforme, se pensiamo nel 2003 le riforme Moratti, nel 2008 la riforma Gelmini, la riforma della buona scuola del 2015, hanno portato a ristrutturazioni della scuola nell'ottica del taglio e del risparmio costi. E questo ha depotenziato un'istituzione che invece deve essere la base della società. Non è tagliando le risorse per la scuola che crei un futuro stabile, né per gli studenti e studentesse di oggi, né per i lavoratori del mondo scuola di oggi che saranno. Che sono quelli che formano le future generazioni e soprattutto per il domani, perché è su quello che viene insegnato oggi alle nuove generazioni che si fonderà il nostro futuro. E se la considerazione della scuola è questa che abbiamo visto in questi anni, sinceramente un po' di preoccupazione dovremmo averla tutti, non solo genitori che hanno figli e figlie a scuola o lavoratori del mondo scuola, dovremmo interessarci tutti a questo problema perché la scuola è il futuro del nostro paese.
Allora, per te cosa significa impegnarsi in prima persona nel mondo della scuola? Ti impegnavi già da studentessa o questa è una cosa che è nata poi solo da mamma? Da studentessa devo dire non attivamente come adesso, sinceramente. Secondo me significa rendersi conto che la scuola non è solo la didattica e non riguarda solo tuo figlio. La scuola è la socialità, imparare a stare con gli altri, è un ascensore sociale perché permette a tutti gli studenti e le studentesse, anche quelli che vivono e soprattutto quelli che vivono in condizioni disagiate, di poter avere un futuro migliore. Serve proprio come strumento per gratificare le persone, e nello specifico i minorenni. Se noi pensiamo che la scuola non offre solo appunto lo studio, ma offre tante altre cose, durante la pandemia la chiusura delle scuole ha portato a gravissimi disagi anche emotivi. Proprio degli studenti e delle studentesse che erano chiusi in casa di fatto, ma ha portato anche altro perché nei territori più disagiati ci sono famiglie che con le difficoltà economiche affrontavano anche la possibilità di offrire un pasto ai propri figli all'interno delle scuole. E Con la quindi chiusura insomma è delle un mense costo anche. scolastiche, solo a Milano, secondo i dati della Fondazione Sì. Cariplo Kubi, nel 2017, quindi stiamo parlando di qualche anno fa, Dopo la pandemia. figuriamoci adesso che percentuali possono esserci, a Milano 21.000 minori vivevano sotto la soglia di Assolutamente. povertà ed 21.000. è una cosa terribile. A livello nazionale un bambino su 10. Quindi la scuola deve essere un'istituzione che va tutelata, non va trattata al risparmio. Sappiamo che anche, infatti, grazie alla pandemia, è aumentata anche la dispersione scolastica, tantissimi Assolutamente sì. bambini che hanno smesso praticamente di La frequentare e che non homeschooling, vogliono questa tornare. cosa orrenda. Ci sono state regioni, pensiamo alla Campania e alla Puglia, che lo scorso anno, anche in assenza di provvedimenti che disponevano la chiusura di tutti gli ordini di scuola, hanno ritenuto di lasciare in didattica a distanza tutti gli ordini scolastici, quindi anche le elementari, per quasi tutto l'anno. I danni sono veramente Mi viene a dire incalcolabili. quasi irreversibili, nel senso che davvero Sì. saranno d'ora in avanti quelli a voi siete quelli del Covid, sarà così poi perché si Esatto. vedrà e si capirà. Quando parliamo di scuola milanese e diciamo appunto l'esempio che manca il personale, i numeri che ci sono però sono davvero impressionanti perché se facciamo conto che i docenti totali nella città di Milano sono 28.364, questo è il numero totale dei docenti, divisi anch'essi poi sono 2.960 nella scuola dell'infanzia, 10.000 e rotti alle scuole primarie, 6.140 alle scuole secondarie di primo grado, le famose medie, lo dico sempre perché a scuola secondaria di primo grado anche questo ogni volta non si capisce mai cosa sono, poi 8.591 alle scuole secondarie di secondo grado, ma soprattutto quel dato interessante, 9.000 docenti di sostegno, di cui nella grafica non abbiamo messo solo 4.600 di diritto. Cioè vuol dire che più della metà dei docenti di sostegno non sono di diritto, quindi vuol dire che ogni anno c'è da rifare tutte le trafile, ogni anno non è detto che arrivino, ogni anno non è detto che poi uno dei famosi 14.832 bambini con disabilità che quindi hanno bisogno di un docente di sostegno possano averlo. Tutto questo, proprio per concludere, vi do un altro dato, giusto per farvi capire di cosa stiamo parlando, che è quello dei dirigenti scolastici, 310 sono i dirigenti scolastici, diciamo i presidi, più o meno, chiamiamoli così, effettivi, di cui 22 in reggenza, numeri bassissimi anche questi, ci sono dirigenti scolastici che hanno dei plessi, che adesso poi li hanno chiamati, in realtà chiamano un Giganteschi. plesso solo, però poi scopri che sono tipo 5 scuole messe insieme, no? Assolutamente. Anche questo è un grosso problema, cioè come si fa a Incomprensibile. gestire una scuola in questa maniera? Cioè, voi state chiedendo delle cose banali in realtà, diciamocelo, nel senso che state Dovrebbero chiedendo la essere la normalità, base, ma se dovrebbe. mai chiedete la luna, com'è possibile? Ce lo chiediamo anche noi, sinceramente, però continueremo a portare avanti le nostre richieste. Non ci fermiamo. Allora, Laura, siamo in chiusura, devo chiudere entro le 20, se no la regia mi stacca i cavi. Dacci le coordinate, dici come poter seguire priorità alla scuola, come poter seguire le vostre iniziative, cosa possiamo fare noi, cosa possono fare gli altri genitori che sono a casa.
Gli altri genitori che sono a casa devono interessarsi a quello che succede nella classe, dei propri figli e delle proprie figlie, ma anche nelle classi e nelle scuole di chi è meno fortunato. Seguire e capire perché sono nati e continuano ad esserci questi problemi, le classi pollaio, la carenza di spazi, il precariato scolastico, sono tutti, problemi che impattano sulla vita di tutti noi. Seguire priorità alla scuola, che è stata la prima a denunciare, in modo complesso e con una visione critica, questi problemi. E per farlo potete seguirci sulla pagina Facebook e Instagram Priorità alla Scuola Milano oppure Priorità alla Scuola, la pagina nazionale. E l'email che ho dato prima, la ripeto, prioritascuolamilano@gmail.com. Laura, io ti ringrazio tantissimo per essere qui con noi, grazie Grazie. mille per averci portato la vostra e tua esperienza. Speriamo davvero di poterci ritrovare qui a parlare di cose belle, di qualcosa Volentieri. finalmente di risolto e insomma di avere una scuola che magari fa un mese invece funzioni a tempo pieno e non ancora. Speriamo. Però ci risentiamo, così almeno noi i riflettori non li spegniamo sulla scuola. Saremo Benissimo. qua ad ascoltare e a vedere. Grazie mille. Grazie mille Laura, Grazie. grazie mille a Priorità alla Scuola. Prima di chiudere, vi ricordo solamente che i Milano Storytelling Awards sono aperti, nel senso che potete proporre i vostri candidati sul sito internet di Milano News fino al 29 di ottobre per i Milano Storytelling Awards. Come funziona? Se volete che qualcuno di voi, qualcuno che conoscete, sia candidato nelle varie sezioni, nelle varie categorie dei Milano Storytelling Awards, potete andare sul sito, compilare il form, proporre la vostra associazione di fiducia, il vostro municipio che preferite, la vostra società sportiva che preferite, il vostro blog, il vostro profilo Instagram, insomma, andate sul sito, guardate che sono veramente tante le categorie, potete votare, potete proporre i vostri candidati e poi ci rivediamo dopo il 29 di ottobre per votare i tre finalisti. Io vi ringrazio tantissimo per averci seguiti, finisce qui la prima puntata di Miei carissimi milanesi, che dire. Miei carissimi milanesi, io vi ringrazio tantissimo, buona serata a tutti, ci rivediamo qui sempre mercoledì in diretta con una nuova puntata. Grazie mille, arrivederci e a presto.